Ben ritrovati, nuova puntata di Cronache Trevigiane. Parleremo di Prosecco, di un consorzio di tutela molto importante per la propria responsabilità sociale e parleremo di governance del Prosecco e poi dell'oasi delle api, un'oasi che nasce proprio in mezzo a una zona industriale importante per la provincia di Treviso. Andremo anche a Jesolo, qui parleremo di Cocktail Experience, un evento davvero bello, tutto da vivere, ma vogliamo invece cominciare con Ambi Veneto che ci propone delle nuove opere di efficientamento irriguo, tutto nel servizio. Presentate nelle scorse ore le opere di efficientamento irriguo dei bacini Sant'Osvaldo, Lisone e Brian, interventi realizzati nel comprensorio del Veneto orientale grazie ai fondi del PSRN, il Piano di Sviluppo Rurale Nazionale. 13 milioni di euro investiti per realizzare una dorsale irrigua di distribuzione e condivisione della risorsa idrica, 6 in totale i lotti messi a terra, 2 nella zona di Porto Gruaro e 4 nella zona di San Donà. È solo l'inizio di un percorso che vorremmo diventasse una dorsale che va dal fiume Livenza al fiume Tagliamento per dare la possibilità anche a chi fa agricoltura molto spinta, come nel caso di questa azienda dove siamo ospiti, quindi una viticoltura di alto pregio a coltivazione biologica, di avere la disponibilità della risorsa preziosa per poter, diciamo, migliorare le performance aziendali. Concretamente, tra i 6 lotti sono stati posati 29 km di condotte, risezionati 7,5 km di canali e realizzate opere di alta ingegneria, come i 2 sifoni realizzati senza scavo grazie alla tecnica del microtunneling. Un progetto ispirato alle linee guida comunitarie che già oggi registra un considerevole risparmio idrico. Il risparmio che provocano queste opere sono 6 milioni di metri cubi d'acqua che andiamo a risparmiare all'anno, sono necessario per 80.000 persone all'anno. Quindi metà dei residenti stabili di questo territorio utilizzano acque che noi risparmiamo grazie a queste opere. Purtroppo i territori hanno necessità di grandi quantità d'acqua, soprattutto questi territori che sono sotto il livello del mare e che rischiano di salinizzarsi perché siamo permeati di acque salate, insomma. Quindi o li riforniamo di acque dolci e li teniamo sempre equilibrati oppure rischiano di diventare dei grandi deserti. Gli interventi si inseriscono in un programma generale ben più ampio, ovvero la creazione di dorsali di distribuzione tra Piave, Livenza e Tagliamento nella parte nord del comprensorio, in posizione protetta rispetto alla risalita del Cuneo salino che pesantemente condiziona la gestione delle acque in questa porzione di territorio, una situazione della quale va tenuto conto anche a fronte degli evidenti cambiamenti climatici in atto. Ci dovremo sempre più attrezzare per risolvere questo tipo di problematica dovuta al tempo che muta, al clima che muta e che ci offre sempre più momenti brevi, intensi di precipitazioni alternati a periodi molto lunghi di siccità. Bisognerà mettere mano a questa situazione e cercare di riuscire a conservare l'acqua quando arriva, come in questo caso. Abbiamo raccontato per 18 mesi di questa forte siccità e oggi purtroppo che vediamo delle alluvioni, vediamo delle precipitazioni intense concentrate in un breve periodo. Allora, continuare a investire sul territorio per garantire da una parte la sicurezza idraulica e dalla parte la disponibilità della risorsa idrica è un elemento indispensabile che i consorzi di bonifica, è un'azione importante che continuano a fare da tempo. I lavori avviati a giugno 2020, già parzialmente in funzione durante l'estate 2022, avranno piena funzionalità all'avvio della stagione estiva 2023. Questa opera è stata realizzata in poco tempo, secondo delle tempistiche che sono state veramente veloci e che sono riusciti a fronteggiare delle problematiche importanti che abbiamo avuto questi ultimi 2 o 3 anni, che tra il Covid e l'aumento vertiginoso dei prezzi.